Senti, D'Annunzio è importante, tra l'altro nel 54 D'Annunzio era già morto e Pizzetti musicherà la figlia di Iorio. È interessante il giudizio che Pizzetti dà di questo mondo, perché scrive egli stesso: se io non mi inganno, anche per la nostra musica vocale da camera, incipit vita nova. Sino a pochi anni or sono, essa era considerata qui da noi un genere d'arte inferiore, seppur non spregevole. Tant'è vero che i nostri musicisti di maggior nome, gli operisti, non si degnavano di dedicarvisi neppure di tanto in tanto, e lasciavano che coltivassero esclusivamente i tosti, i denza, i rotoli, i tirindelli. Forse i nostri operisti, dai melodrammisti della seconda metà dell'Ottocento a quelli della giovine, sino a 10 o 15 anni fa, scuola italiana, non scrissero musica vocale da camera perché non compresero mai, o neppure sospettarono, che in quel genere d'arte si potevano creare opere bellissime e non meno significative, sotto un certo aspetto, delle opere destinate al teatro. O forse questo essi compresero, ma sentirono anche che arrivare a tanto era difficile, o il provarvi alquanto pericoloso. Scarteremo quest'ultima ipotesi per un parere di ore libere irriverenti. Quindi Pizzetti aveva chiarissimamente compreso che questo genere era un genere di altissima qualità. Prego.
Scorsese, adesso vi dovete divertire di più. Di seguito non ci saranno altri interventi da parte mia, sentiremo Tu nel tuo letto a far dei sogni d'oro e poi tutti insieme La Violetta e Dammi un ricciolo dei capelli. Canti popolari, è stato ricordato prima, importanti, era la prima volta che si faceva in Abruzzo, pubblicati da Ricordi, pensate, con una metrica italianizzata. E anche in questo caso c'è una importante novità, perché Tosti, almeno lo riconoscono gli studi di quello che si chiama anche popular music, è stato e viene citato anche per quanto riguarda la musica napoletana classica, Salvatore Di Giacomo, eccetera. Il momento d'oro della musica classica napoletana, esattamente quello di Tosti dal 1880 in poi, viene ricondotto anche ad alcune romanze tostiane, ma particolarmente a che cosa? Un fatto che vi ho citato prima, l'uso del ritornello, la struttura della canzone napoletana, come sarà poi la struttura della canzone italiana dal 50 col Festival di Sanremo, è incardinata su strofe, ritornello, quello che in inglese si chiama chorus, e viene cantato collettivamente, e questo è un'innovazione che cambia ancora una volta tutta la storia. Grazie per essere stati qui tutti insieme con noi. Questa Violetta, prego, prego, vedete tutti, è stata richiamata prima, è il titolo emendato. Il sottotitolo vero è Si la scingiate che potesse dare. Capite di che parliamo? Thank you.
vera se tu male il che mai farò. La mia immagine ci metto la mia che la carico. La mia immagine ci metto la mia che la carico. Insieme volge al termine, prima di accomodarci al piccolo spuntino gastronomico offerto dagli amici della Nebola e dagli amici dell'Umpli, mi occorre ringraziare innanzitutto voi per la pazienza che avete avuto ad aspettare fino a questo momento e poi tutti gli ospiti che sono intervenuti, cominciando dall'assessore Marchegiani, dall'amica Paola Sorge, dall'impareggiabile Gianfranco Miscia che con sapienza ci ha accompagnato mettendo insieme tutte queste informazioni, veramente testi, parole, musica e storia. E poi dopo mi corre l'obbligo di ringraziare sentitamente e singolarmente tutti gli artisti che si sono avvicendati, da Maria Alice Torriero a Maria Angela Codicò, Valentina Paolini, Antonella Gnagnarelli, Daniele Di Muzio, Giulio Falcone, Giacomo De Grandi, tutti accompagnati al pianoforte dalla bellissima, bravissima, non ci sono aggettivi per definirla, Verushka Kutigua. Ovviamente un sentito grazie va all'amico Giubatti anche per il dono dei volumi che ci ha fatto, frutto dell'attività dell'Associazione Amici della Nebola, sia tesa anche al recupero del vernacolo locale, oltre che a storicizzare le tradizioni con la ricerca del professor Cercone appunto sulla storia della Nebola. Ultimi, ma non per dimenticanza, ma anche per loro la dovuta importanza, sono gli amici del Florian Mega Teatro che ci hanno accompagnato anche oggi con la loro dedicazione, in particolare Roberto Marchesani e Giulia Casi. Grazie mille davvero. Consentitemi però un ultimo saluto, un ultimo ringraziamento prima di accomiadarvi da voi. È un saluto che devo ad un'amica e compagna di tante scorribande, passatemi il termine, di valorizzazione, perché se tutti gli incontri che abbiamo fatto in questi 3 anni sono stati possibili, sono stati realizzati, l'abbiamo dovuto senz'altro alla collaborazione impagabile del Comune, alla disponibilità dell'AUM, degli amici che gestiscono l'AUM, ma senz'altro all'infaticabile tenacia di Angela Pignani, che nelle ultime settimane è stata affiancata da una validissima collaboratrice che è Greta Massimo. Ecco, affiancandomi da voi e dall'Università di Pescara, non posso non ringraziare nemmeno lei e per lei tutti i collaboratori.